ed è partita la prima finalissima, metri 10.000 punti, saranno 25 giri del percorso. Almeno 23 sarà Campana, poi sarà assegnazione del punteggio dai meno 22 fino alla fine. Ovviamente compatto, siamo al passaggio del meno 24, previsti Giulia in prima posizione, atleta del Bosica, poi Spinea all'esterno. Ancora gruppo compatto, siamo adesso al rettilineo via Lugo, ai meno 23, quindi si entra nel vivo di questa finale. Infatti sentiamo la campana, l'atleta Battiato Sofia a fare l'andatura, proseguita dall'atleta Bello Bellusco in seconda posizione, così come in terza. E siamo già alla prima assegnazione del punteggio. 32 Montico, 161 Presti. Questi sono quindi i primi punti di assegnazione per questa 10.000 in linea, quindi Montico e Presti. Al passaggio ovviamente sarà nuovamente assegnazione del punteggio, lo ricordiamo, sarà ogni giro assegnazione del punteggio di 2-1. Ancora non si va in numerata per questa assegnazione del punteggio, ovvero 161 Presti, 32 Montico. Sono le due atlete che hanno preso rispettivamente 2 punti, 1 punto, quindi abbagliato in una classifica veramente provvisoria, 3 punti ciascuno. Adesso si rilancia di nuovo la natura, quindi si crea un terzetto in testa, si va adesso alla sprint per il meno 20 della selezione del punteggio, si va alla volata per questa selezione del punteggio. ...233 Trovo Emma, 46 Brioschi Elena, rispettivamente 2 punti e 1 punto. Si è alzata l'andatura nel gruppo quando siamo al rettilineo opposto all'arrivo al passaggio d'atleta, vedranno di meno 19 con un terzetto in testa per sprintare per la selezione del punteggio di meno 19. Quindi si dà lo sprint del meno 19, si apre un ventaglio all'interno Presti, 161 Presti, 217 Romagnoli Eleonora. Era rispettivamente 2 punti, 1 punto, classifica parziale ovviamente, vede al momento via posizione Presti con 5 punti, per Montico con 3. Adesso già siamo comunque preparati all'uscita di curva per le atlete che stanno affrontando il rettilineo che porta lo sprint del meno 18, e con l'assegnazione del punteggio, quindi al passaggio ancora presso all'interno per la volata.
161 Presti, 32 Montico, quindi rispettivamente 2 punti, 1 punto. Mette ancora in cascina 2 punti la Presti che si porta a 7, seguita dalla Montico con 4 punti, quindi 3 punti di vantaggio al momento della quota del Rolling Monsica. Adesso il gruppo compatto, ma si va ad un momento a rilanciare l'andatura all'esterno con lo Sidean, una coppia di testa per lo sprint del meno 17, scusate, quindi si va a sprintare all'arrivo della segnazione del punteggio. 221 Mini Margherita, 95 Braggiotto Irene. Rispettivamente 2 punti, 1 punto per loro. Ora il traguardo del meno 17, ma già siamo al rettilineo opposto all'arrivo, vedo ancora Presti in prima posizione a fare la natura, il gruppo si è allungato, ovviamente è alta la velocità per questo sprint del meno 16, 6 minuti e 15 di gara, Presti ancora al comando anche su questo sprint. 161 Presti, 32 Montico, rispettivamente ovviamente 2 punti, 1 punto, classifica parziale, siamo 9 punti per Presti, 5 per Montico, quindi aumenta il gap provvisorio nella classifica parziale di questa 10.000 punti. Adesso siamo nuovamente nei 100 metri che porta alla volata dei meno 15, 7 minuti di gara. Pretanello Bonus adesso in prima posizione, ma all'interno Presti. 161 Presti, 48 Iannarelli. Quindi ancora Presti mette 2 punti in cascina in questa classifica parziale, la Iannarelli invece va per 1 punto. Iannarelli, quindi a un punto siamo al rettilineo opposto all'arrivo, tutto ancora allungato, però ancora la tratta del Bosica, poi il Bellusco nella seconda posizione, c'è un rilancio, si va allo sprint del meno 14, 7.40 di gara, quindi ancora si va allo sprint all'interno la tratta del Bosica a sprintare. 161 Presti, 40 Pirotta Giorgia. Quindi ancora Presti 2 punti, Pirotta Giorgia 1 punto. Piega del Cassano. Quindi siamo al rettilineo opposto all'arrivo, ancora si rilancia l'andatura, qualche metro di vantaggio per l'atleta che adesso ha qualche metro di vantaggio, si presenta tutta sola nel tutti i 100 metri del passaggio del meno 13, 8 e 30 con questa atleta del Diavoli Rossi, vediamo al traguardo Battiato Sofia ed è Montico, quindi rispettivamente Battiato 2 punti, Montico 1 punto, Montico quindi mette 2 punti in cascina, siamo a rettilineo opposto, arriva ancora un contrattacco dell'atleta di testa della Serena Sport Academy da qua, siamo al passaggio del meno 12, quindi si va alla volata del meno 12 per l'assegnazione del punteggio. 161 Presti, 2 punti per la Presti, 161, 1 punto per Cecchia di Azzurra, atleta numero 210. Classifica parziale vede con 15 punti al momento Presti Giulia, secondo posto è a 6 punti la Montico, è volata
161 Presti, 233 Trovo Emma, quindi altri due punti per Presti Giulia, un punto per l'atleta dell'Alto Ceccato Trovo Emma. Siamo al rettilineo posto d'arrivo, il gruppo è allungatissimo adesso, si va al rilancio dell'andatura, potrebbe essere la prima della Roma, poi Bellusco, si è creato un quartetto in testa, si va adesso lo sprint di meno 10, siamo a 10.30 di gara, in testa la prima del Bellusco, si sprinta per questa sinistra del punteggio. Ed è 42 Medion Giulia, 180 Biondi Matilde. Quindi siamo nuovamente allo sprint dei meno 9. Adesso si va a aspettare il tuo prossimo, i tuoi atleti del Bosca che vanno in solitaria. Ed è 180 Biondi, 161 Presti, quindi le due atleti del Bosca hanno preso un bel margine di vantaggio. Ovviamente massima collaborazione tra loro due, con circa 30-40 metri di vantaggio su un'altra atleta. Siamo nella classifica parziale, avete 18 punti Presti, 32 Montico con 6. Si ferma la 32 Montico, quindi vediamo come si svilupperà adesso la classifica parziale. Siamo a meno 8 ancora, punti 161 Presti Giulia, 180 Biondi Matilde. È sempre ovviamente il tuo di testa del Bosca in prima e seconda posizione, adesso passa il gruppo con circa 10 secondi di svantaggio sul duo di testa, ancora il duo di testa con Biondi a fare l'andatura. Ed è quindi ancora il duo di testa a fare l'andatura con 400 metri di vantaggio, ed è adesso Biondi, Matilde, Presti, Giulia, rispettivamente 2 punti, 1 punto, quando era il passaggio del meno 7. Passa adesso il gruppo con 20 secondi di svantaggio, quindi aumenta il vantaggio del duo di testa del Bosca, che già sono in prossimità del rettilineo di arrivo per sprintare, per così dire, ai meno 6, ovviamente massima collaborazione per le due atlete. Nuovamente si dà l'assegnazione del punteggio, 161 Presti, 180 Biondi, Biondi che quindi va in seconda posizione, ovviamente parziale, ma molto ampiamente in prima posizione l'atleta Presti con 23. Adesso passa il gruppo che Junior Maschi all'appello, categoria Junior Maschi all'appello, per favore. E noi siamo nuovamente in diretta qui per gli ultimi 100 metri di questo traguardo dei meno 5, 14 di gara, e ancora l'atleta Biondi. Biondi, 2 punti, Presti 1 punto, quindi accendiamo la classifica parziale, vedo al comando con 24 punti Presti Giulia, con 9 Biondi Matilde. Queste sono le prime due posizioni, passa adesso il gruppo 2 meno 5. Si è veramente aumentato il gap con il gruppo, col gruppo infatti già passano il duo di testa in questo momento ai meno 4, 180 Biondi, 161 Presti.
151 Galimberti, prima ammonizione per lei. Così probabilmente ormai ha mollato, adesso si apre anche a Vintaglio, vediamo se sarà un qualche collaborazione, passa con 25 secondi di svantaggio. Infatti tra poco vedremo nuovamente le atlete nel rettilineo che porta ai meno 3, stanno andando in solitaria, adesso paga forse qualcosina Biondi. 161 Presti, 180 Biondi, ed è ovviamente 2 punti, 1 punto per Presti. Biondi adesso perde la scia della compagna di squadra, ha preso però diversi punti, quindi la scia è momentaneamente in seconda con 12 punti, ma in primissima posizione la Presti con 27. Adesso raggiunge il gruppo. Siamo ai meno 2 per la testa, quindi la solo adesso per questi due giri per la Giulia Presti, che ancora una volta si prende i 2 punti. 161 ovviamente Presti, 180 Biondi, va a prendersi 1 punto, ma è la solo per la Presti Giulia, che quasi vede la coda del gruppo, quindi passa adesso il gruppo per il meno 2 del gruppo, ma invece sarà una solo per questo ultimo giro per la Presti Giulia, l'atleta numero 161 della Rolling Mosi. Adesso si apposta a sentire da sola la campana per l'ultimo giro per Presti. 161, 2 punti ovviamente. Questa sarà la volta per la seconda, la Biondi. Biondi Matilde prende 1 punto, adesso parte la volata per il gruppo. L'ultimo giro per il gruppo adesso, quindi l'ultimo giro, ed è la coda del Benusco a lanciare la volata, ma adesso ed è la solo della Presti Giulia, l'atleta della Rolling Bosnia, che con una margine di vantaggio sia di un sacco ma di punti vince il titolo italiano dei 10.000 metri, Giulia Presti. E adesso è anche la volta della sua compagna di squadra Matilde Biondi, che prende la seconda posizione, quindi 2 punti, ma anche la seconda posizione finale della volata, ovviamente parziale, è 1 punto per la Iannarelli, che quindi prende la vince la volata e si porta in cascina 1 punto. Adesso vedremo la classifica finale. Una grande gara della Presti